Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come bomba senza precedenti a Mediaset. La rissa su Canale 5 deraglia dai binari del buonsenso. Si aprono le porte del tribunale? Gli annali del trash televisivo annoverano innumerevoli pagine dell'intrattenimento generalista in Rai e Mediaset. E costituiscono tuttora una fonte di sollazzo per i nostalgici delle risse televisive vecchio stampo, senza lo zampino costante del politically correct. Negli ultimi giorni, però, persino la granitica Maria De Filippi sembra aver perduto la padronanza del suo studio di Uomini e Donne, e il parterre del suo dating show sta scivolando da giorni su una china pericolosa. Nella fattispecie, i due contendenti in causa hanno le sembianze di Tina Cipollari e di Elio Servo, new entry esplosiva nel programma. Il corteggiatore avrebbe sin dall'inizio esacerbato la pazienza dell'opinionista, apostrofandola, senti, bella, e provocando la reazione inviperita di quest'ultima. Lo scambio di spiacevolezze si è protratto per diversi giorni. E Maria De Filippi ha deciso di scendere in campo per raffreddare i bollenti spiriti dei due attempati protagonisti della rissa. Uomini e Donne, fa tremare Mediaset dopo il giro di vite di Pier Silvio. Sorda alle richieste dell'AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha recentemente imposto maggiore moderazione nei programmi del Biscione. Tina Cipollari ha indirizzato la sua furia incendiaria verso il baldanzoso Elio Servo. Quest'ultimo, dopo aver rinunciato a sporgere querela nei suoi confronti, nelle ultime puntate ha avanzato l'ipotesi che l'opinionista fosse in realtà attratta da lui. Tina lo ha quindi rimbeccato. A Gianni, Sperti, N. D. R. Ho detto che sembri un facocero. Virgolette punto. Rivolgendosi alla conduttrice, ha inoltre argomentato. Ho sempre detto che era viscido. Per me ha una faccia e uno sguardo da viscido. Ha uno sguardo inquietante. Sei una persona che non mi dà fiducia. Io ho detto che sei un bell'uomo? Ma te lo sei sognato. Durante l'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, Tina Cipollari si è spinta oltre. Arrivando a mettere in dubbio la natura delle attività professionali di Elio Servo. Non voglio andare oltre, non voglio parlare del suo lavoro. È una cosa che non si può dire e basta. Altrimenti ricominciamo la diatriba, la querela, il tribunale e cose varie. Scontro a fuoco tra Tina Cipollari e il corteggiatore Elio. Nel corso dell'ultima puntata, Elio Servo ha accusato Tina. Ho subito violenza da parte tua. Se non avessi avuto tanto self-control, sai quanti fiorellini potevano uscirmi dalla bocca? Tina, in 65 anni non mi è mai capitato che un essere umano mi abbia detto tutti gli improperi che mi hai detto tu in televisione. Il corteggiatore, in seguito, ha però lanciato una provocazione velata all'opinionista. Mi piaci come donna. Tina Cipollari ha quindi affilato la lingua, tuonando di rimando. Pensate che buffone. Una persona che ti ha offeso, ti ha umiliato, va a dire. Tu mi piaci. Fai. SCH asterisco fo. Io ti rispondo così. A me quest'uomo fa SCH asterisco fo. Querelatemi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is
just one moment. I am waiting for the dawn, 'cause I can't wait to kiss the sun.